Hi everybody, my name is Monica Cesarato, a food and travel blogger in Venice. Welcome to Venice Meets, a series of live chats from Instagram, every day at 6 p.m. CET. Joining me today is Stefania Giannici from Papero Owl in Venice. Join us will be Stefania Giannici of Papero Owl in Venice. And she's lucky. She was very worried because she didn't know to do this on Instagram. Welcome. Thank you. Hi. How are you? Bene, io bene, io sto bene. You're okay? Yep. Yes, I'm okay. Okay. Just so you know, she lives in Venice, she works in Venice, but right now she's in Verona, anzi, Villa Franca di Verona, per essere precisi. Ok, perché sei a Villa Franca da ormai 17 giorni, no, cosa sei, sì, 13, 14, 15 giorni, quello che è? Di più, perché sono qui da 3 settimane, perché sono arrivata qui il 29 di marzo. Febbraio, per farmi un'operazione a questo dente del giudizio. Okay. Che era anche abbastanza complessa, nel senso che hanno dovuto lavorarci parecchio, smartellando, tipo cose così. e quindi l'operazione l'ho fatta il 2 di marzo e poi dal 2 ho avuto una settimana normale di ripresa della mia faccia. E poi da lì in realtà mi aveva raggiunto nel weekend mio marito, Mirko, e quel weekend lì è stato detto che avrebbero bloccato tutto. Io dovevo aspetta che traduco un attimino. Sì. So, Stefania was actually stai da tua mamma, giusto? Sì, sì. Okay. Era mia mamma, ero bambina. Oh, nice! Okay, we talk about that in a minute. So, what's happening is Stefania was in Villa Franca from the end of February because she had to have an operation to the wisdom tooth that actually left a quite, I remember the pictures. And just after the recovery of the operation, bam, lockdown. And so she's stuck in there, thankfully, with her husband and her family. And that's her bedroom from where she was a child. So that's cute. Anyway, let me explain who I am to your people and you can explain who you are to my people. So, I'm Monica Cesarato. Oh, sorry, made a mistake. Okay. And you can find me on www.monicacesarato.com, on Twitter, with OVR, Twitter. You find me at Monica Cesarato or at Cooking Venice. You can find me on FB again. You can see my recipe talking about food on www.cookingvenice.com. Stefania, where can we find you before we come? Because I know that we chat and I forget. And Io sono, mi trovate sui social come Paper Owl, quindi non ho altri come si dice, recapiti. Quindi sito internet è www.paperowl.com, poi mi potete trovare su on Instagram at paperowl, in Facebook and Twitter with the same name. And if you want to email me for something particular, you can email me at info@paperowl.com. Fantastic. So, tell everybody what you do. Allora, vedo che tu hai un bellissimo paio di orecchini, ecco questo. Non sono gli adatti. Questo è un esempio delle cose che io creo con la carta. Quindi io sono artigiana e lavoro con la carta e nella maggior parte dei casi non la faccio io, eventualmente la decoro e la lavoro per creare gli oggetti che appunto uno di quelli li indossa, uno di quelli che creo li indossa. Indossa in questo momento la mia amica Monica, ma in generale io faccio dal gioiello alla decorazione per la casa, passando per le cose tradizionali che vengono fatte in carta, quindi tutta la parte di legatura di block notice o
libri d'artista o diciamo album di foto, ecco, tutto quello che è la parte plastica. Ok, okay. Traduco un attimino. So, Stefania, you can see I'm wearing earrings, she's an amazing artist that practically does, I'm not even gonna tell you what she does, but she does so much fun, she does everything with the paper. Just give her a piece of paper, she can conquer the world, let's say. I bet you can even do knife. Not knife. I'm a piece of knife and forks, okay. She can do earrings, jewelry, she does lovely boxes, she does interior pieces for your home, she does a block note, she does a cover for books, you name it, she does it, okay? Just go to her website and you see everything she does. Allora, before we start talking about story and stuff like that, come stai passando sta quarantena? How are you handling this quarantine? Allora, come sta passando questa quarantena? Fondamentalmente io sono una persona che difficilmente riesce a stare con le mani in mano. Tu mi conosci, lo sai? Quando si entra nel mio negozio non mi si vede mai ferma. Quindi, per fortuna, sapendo che dovevo stare qui almeno una settimana, mi ero portata qui degli orecchini da fare. E ne avevo per più di una settimana, per fortuna, di lavoro. Per cui, durante il primo periodo di convalescenza del mio dente, ho fatto quello e ho finito quel lavoro. Adesso in realtà non ho più materiale. E non consegnano? No, perché sempre molto... Cioè, come faccio? Chi mando? Non ho nessuno in Venezia che ha le chiavi del mio negozio. E io ho le cose del negozio. No, puoi ordinare le cose online che ti vengono... No, non vale la pena. Conviene, perché sarebbero ordini enormi che non mi serve fare in questo momento, quindi... E l'altro giorno ho detto, no, senti, io mica posso stare con le mani in mano a casa di mia mamma a guardare la finestra. No, non sono io. Quindi esatto. Ho iniziato a seguire dei corsi di illustrazione. Di illustrazione. Ok. Aspetta che traduco. So, she's back at home. So, the first week of quarantine with a big face like this. Stefania is a person that never stays still. If you walk into her shop, even while she's talking to you, she's walking around rolling paper. Okay, yes. That's the way. True. Okay. So she couldn't stay at home doing nothing, so she had some earrings to do. But then she ran out of paper and she's there thinking, what am I gonna do? I've got no materials to work with. So now she's following some courses online of illustration. Questo sarà molto interessante nei giorni a venire, allora. È già diventato qualcosa, nel senso che non è neanche finito il corso, praticamente insegnavano un po' di tecniche varie, miste, l'uso delle cere. Io sì, ho lavorato a volte con le cere, ma diciamo non era una cosa che facevo spesso. E quindi praticamente il corso era per tentare di diventare più sciolti nel disegno e soprattutto disegnare ricordando le cose, quindi non avendole davanti. Ok, che non è facile. Sì, che non è facile ed è un modo però per appunto diventare più sciolti, più liberi, senza... E anche fa benissimo la memoria, perché sono tutti i collegamenti del cervello. Diciamo, disegnare senza costrizioni. E ho iniziato, e a me piace molto disegnare la natura in generale, per cui ho detto, va bene, mi davano degli esercizi, ti chiedevano di scegliere un tema, ho detto, ok, comincio a disegnare degli uccelli. Ed è già venuta una piccola collezione di Venezia, tipo Venezia in scatola, che sono illustrazioni in scatola. Ovviamente ne ho una foto ferma che traduco in inglese. Sì. So, you started this illustration course, because, you know, Stefania is very talented, she's very creative as a person. We'll tell you later where's the, you know, her background and everything. She is only halfway through the course and she's already actually creating things out of it. So that's very interesting because she's learning how to create things not by watching them but by from memory. And that's very interesting. And as the real TV show, here is one she made earlier. Giusto? Ne ho una serie. Oh mio Dio, sono bellissimi! Belli! Faccio anche i tuoi, visto
visto che abbiamo i delfini a Venezia adesso. Oh, wow! Uccello del paradiso. Bellissimo! Ma che bello! Tu sai che adesso magari non abbiamo parlato delle mie Venezie in scatola, ma tu sai che tutte le, diciamo, illustrazioni che faccio, le faccio di diventare delle piccole scatoline tipo Matchbox. Esatto, a seconda anche del periodo, se è Natale, se è Carnevale o quello che è. In cui, diciamo, lascio andare la mia fantasia, ma nel frattempo volevo salutare anche la Marisa, ci ha salutato e anche... Ciao Marisa! Ciao! Ciao. I am addicted to your boxes. Sì, è vero. E quindi, ecco, diciamo, per ora sto facendo questo... Ok. Avevo dei ritagli, perché da mia mamma avevo dei ritagli di carta. E... Ok. Quella marmorizzata che faccio, che decoro io. Dai, anche la carta igienica. No, magari no. Sai che io devo avere sempre cose di qualità altissima. Oh, la regina, scusa, sai. Bella morbida, ti lascio le mani delicate. No, well, she was saying she always does boxes. This is one of her specific things. She does what we call Venice boxes, and they're usually in theme of for Christmas, for Carnival, for Redentore, according to both ice boxes that you just saw. And she started doing now with birds. She's running out again on material, so pretty soon I said to her to use toilet paper, so we'll see the results. Ah, poi in realtà ho fatto anche della carta decorata. Oh, okay. Perché non ne avevo abbastanza, per cui mi sono messa a decorare la carta con la tecnica, una delle tecniche più vecchie che venivano utilizzate a Venezia come carte per rilegare i libri, che è la carta pettinata. Non so se l'hai mai vista. Sì, ho capito qua, sì, è molto... Mi piace perché invece di star lì a dire, oddio, cosa faccio, sei già avanti, stai già pensando, ok... Magari non so questo, cosa posso fare? Cioè, molto... secondo me ti manda avanti senza preoccuparti di sì, anche se devo essere sincera, ad esempio ieri ho avuto una giornata di down io. Come tutti, credo. Vedo, sento, parlo e magari io anche quando chiedo se volete a amiche che dico volete partecipare mi dicono... Puoi aspettare un paio di giorni perché oggi non è proprio. Ho detto, bene, ok, quando ti senti, vi capisco. Cioè, non è da me, ma vi capisco. No, arriverò anch'io lì. Per il momento tengo duro. Non è che sia stata una giornata in cui chissà che abbia fatto chissà che, però sai, notizia, perché magari poi senti la notizia peggiore al telegiornale. Sono cose che ti toccano, nel senso, la situazione non è facile. Assolutamente no. Infatti io ad esempio in questi giorni che ci sono stati flash mob, ecco, ieri io avevo un po' di difficoltà a capirli questi flash mob. Io sinceramente non li ho fatti, quindi, perché sono in mezzo se mi faccio un flash mob non c'è un caspita, nessuno che lo vede, quindi era un po' a parte quello, però insomma poi senti le notizie su Bergamo, sì. Cioè, ragazzi, Adesso ti dico una cosa, aspetta che traduco. So she's has like everybody else, obviously in Italy and all over the world, she's starting to have a couple of days that one day here, one day there, she's feeling down, mainly because of course also she's been home a week earlier than everybody else, so obviously she's is accumulating. And she was saying that she's starting not to understand the point of doing the flash mobs and stuff once we receive certain type of news. I totally agree with her. I'm not doing any flash mob, I would say, because I live in the middle of nowhere. Nobody will see them. Probably a little bat now lives in front of my house. So I understand. And Marisa says something very important. Sì. È difficile restare creativi. It's hard to stay creative. Mm-hmm. Sì, infatti l'ho scritto esatto adesso, perché è vero. Cioè ci vuole metterci energia, ci vuole continuare a stimolarsi. Infatti l'idea di fare il corso è stata anche quella, perché era un modo per autostimolarmi, no? Certo. Raccontaci un po' di te. Da dove è nata questa passione? Where does this passion come from? Allora, è nata in realtà quando ero molto piccola e grazie a mio padre, complice mio padre. Non finisci piccola? Avevo 4 anni.
Okay, when she was 4 years old she started. E grazie appunto a mio padre, o complice mio padre, che mi aveva regalato un libro di origami. Io spesso da piccola, diciamo, i miei sono sempre state due persone molto presenti, ma allo stesso tempo che avevano dei loro spazi. Quindi io spesso da piccola stavo con le babysitter la sera, perché loro uscivano, andavano a cinema, andavano a teatro. E obbligavo tutte le mie babysitter a giocare con me agli origami. Okay, so she started when she was about 4, when her dad gave her an origami book. Because her parents were, let's say, not so Italian, more like modern parents, as in me, to go out and so they could spend their time alone and not all the time with her daughter, as you should as adults anyway. She spent some evenings with babysitters and she used to force the babysitters to play origami. Sì, va bene che ti hanno voluto tanto bene. Tipo, no, c'è anche gli orecchini già. Allora sì, ci avrebbero voluto bene. No, però ti faccio ridere. Sai che cosa facevo? Avevo le Barbie e costruivo i pezzi di casa con gli origami. No way. Bellissimo. She used to build the bits of a home for the Barbie dolls. Bellissima. Padre non mi comprava volutamente la casa della Barbie perché voleva essere creativa, no? Quindi bellissima. Ecco. Tanto un inchino alla mamma, veramente un inchino alla tua mamma. Non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire, molto di quello che è avvenuto nella mia vita è anche grazie ai genitori che ho avuto. Io devo dire. No, anche tua mamma è molto creativa perché è una bravissima pittrice. Sì. Infatti, lei mi faceva anche i vestiti della Barbie, io non li avevo comprati, li avevo tutti fatti da lei, e non dei vestiti normali, delle robe tutte ricamate, con i pizzi, tulli. Cioè, hai presente tipo i vestiti anni 50 mi faceva? E delle gonne enormi, amici, bellissimi. Bello. Ah, adesso si capisce il tuo stile, allora. So her mom, because her mom is she doesn't something else, but she's actually also as a hobby, she's a painter and a very good one at it as well. She used to make all her Barbie doll dresses, but really fancy ones, you know, when I was very chic ones. So all and lace, yeah, and stitch and laces and everything. Bellissimo, stupendo. Okay, that's nice. And then when did you start going? When did origami became instead a professional? Because you don't do origami now. You don't do it now. During the time of my school, I've also followed some courses, quindi durante il periodo della scuola ho anche seguito dei corsi. Aspetta che cavoli, aspetta, la collego un po'. Battery's going. No, l'ho anche ricaricato, ma qua prende poco, per cui si scarica. Durante il periodo diciamo del mio periodo di scuola io facevo anche dei corsi liberi, per cui diciamo l'hobby della carta l'ho sempre portato avanti come hobby fino all'età adulta. Mai lasciato. While she was going to school she carried on following courses and stuff regarding paper, so you always follow her life. So when she finished school she took it to the next level, to a very good level, I got to say. A very, very good level. For a start, you are the, if I'm not wrong, you are the only one in Venice that does exactly, I mean, other people work paper, I'm not saying they don't, but exactly specific the way that you do, as in paper jewelry, boxes, interior design, rather than other things, it's you only, right? I think so. In Venice, I think so. I don't know in other part of the world, because there are a lot of huge quantity of artists that do paper art. But in I think the most of time they used to specify to be specific
on something. So if they do jewelry, they just do jewelry. If they do something else, they do just something else. You're a bit more feminine, you're a bit more eclectic, let's say. Yes, I think so. But it's something that you like to experiment as well. Yes, it's part of my character. Yeah, I'm bored. Yes, I'm always curious. I'm always like looking for doing something new. I don't know, but I need it. Okay, and the material that you use, I know that you buy paper from all over the world and be very high quality and very particular, but you do also your own paper, don't you? I decorate the paper. I do not the paper. No, that's what I meant. You decorate as well. Mm-hmm. Yeah, that's very good. So what's very good with Stefania is that if you can walk into her shop, well, not now, but eventually, you will be able to walk back into her shop. You also. No, when, not if. When people will get the stuff, or they can send your request via email or on your website, whatever. People can actually tell you what they want. They can say to you, look, I would like a pair of earrings with these colors, and then you just, like you always do with me, you just give them an idea of the papers, and it's unique, because I know you tend to do very small amount, if not unique pieces, right? Yes. No, I do not usually charge a lot for personalized pieces, customized pieces. So. No, I meant even those that you do, you don't go out and hundreds, you do a very limited number anyway, so you'll end up being unique anyway, in a way, right? That is true. Yes, Alan, when is very important, it's not a brief. I keep telling everybody when I leave them down, when I'm talking, it's when. I don't know when, but it's a when. Anyway, another thing that actually lately, because we've been friends for a while now, but it's something we literally find out. I mean, she's had this problem for years. I only literally find out this year. We both have a big problem with gluten, but I'm just intolerant. Instead, Stefania, unfortunately, comes as one of the people in the world that's got celiac. Mm-hmm. My question is, how hard is it during this quarantine to... You know, ciao Alessia, you're gonna be on soon. Ciao Alessia. Allora, in realtà ho visto che tu hai avuto problemi a reperire farine in questo periodo, se no. Ho dovuto rinunciarci, ho dovuto prendere farina normale, basta, e pasta normale, non ho più niente. Io per fortuna questo problema qui a Villafranca ancora non ce l'ho avuto, abbiamo fatto un po' di scorte per sicurezza, però comunque per fortuna finora io trovo ancora tutto. E quindi, visto che c'è così tanto tempo in una giornata, chiaramente, poi, cioè, esperimento. Parlo di una casa a Villafranca di Verona, ma di due persone che vengono dalla Sicilia, mio padre e mia madre sono entrambe siciliani, quindi secondo te si può non cucinare? No, più che altro non è la domanda si può non cucinare, si può non mangiare. Esatto. Non è la domanda. Perché magari si può non cucinare perché lasci che cucini lei, ma devi anche mangiare le cose. Ok. No, sia cucino che mangio, perché cucino spesso con mia madre in realtà. Bello. Quando io stavo ancora qui a casa dei miei, ho iniziato molto da bambina ad aiutarla e io amo molto fare dolci e amo molto fare il pane, fino a che non ho scoperto di essere celiaca, io facevo il pane a casa. E mi piace un sacco impastare, ecco, con il discorso del pane da celiaci sai bene che non si impasta come tu. Oh mio Dio, non dirmelo così. Dico, l'unica cosa bella di questa quarantena è che, perché devo usare la farina normale, sto facendo pizze, focacce, dolci, a manetta, che non dovrei. Questo, che è una roba bellissima, che invece con questi cavolo di pane senza glutine non fai, perché devono essere tutti molto acquosi, diciamo. Polenta, vai di polenta e mescoli, dai. Esatto. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo anche cucinato e l'altro giorno hai visto che ho fatto un pane integrale che è venuto veramente buono. Allora, aspetta che traduco perché andiamo avanti, sennò ho 40.000 cose da tradurre. Ok. So, we've known each other for a few years now, but only last year, I knew she was a celiac for a long time, but only recently find out I have a problem with gluten. I'm not celiac. I mean, Stefania's problem is
really serious. Mine is only intolerance. It's two different things. But we've been comparing, you know, we've been comparing notes. She's been giving me ideas on recipes and so on. And I was asking her how she's coping, because, for example, me, I had to give up the idea of doing gluten-free, because already in our supermarkets, it's impossible to find gluten-free products. They're all gone. Rightly so, I think, I hope whoever went to buy them were people like you. And then I'm happy. Okay, I just hope that whoever bought them weren't people that don't need to, because that would really piss me off. Okay, never mind. So anyway, I'll ask her what she's doing. She said, luckily enough, at the moment, she still finds the stuff. She's doing a lot of cooking with her mom, because her mom and her dad are from Sicily, so you cannot not cook and you cannot not eat. Okay, that's the way it is. And she saw a new recipe for me. She made a bread a couple of days ago, purple, totally gluten-free. So Cecilia, if you're listening, and I know you were, so I hope you're still there, listen to this. Vai. Allora, ho fatto un po'. Ma c'è proprio anche la ricetta. Sì, l'ho scritta per bene. Oh, no. Neanche la. Oh, ma siamo di veramente professionista, eh? Miglioriamo di giorno in giorno. Vai. Scusami, posso con una food blogger farmi trovare impreparata, no? Quindi se non ti lo chiedevo, potevo non chiederti. No, ti avevo detto che poi avremmo parlato di cibo, quindi sì. Dai. Vai, dimmi. Allora. Cecilia, so listen, piece of paper, pen, but I will be saving this video, so don't worry, and I'm gonna write the recipe underneath as well on YouTube, so go. Sì, andiamo. Allora, pane integrale senza glutine alle carote viola. Wow, this is so interesting. Oddio, no. Qualcuno ha scritto Dio moro. È la Roberta Zennaro. Allora, aspetta che ti aggiungo. So it's a whole wheat bread made with carrots and, scusami, l'altra cosa, quella rossa? Carote viola. Ah, ok, purple carrots e basta. Semi misti sarebbe. Sì? Semi misti. Ok, and mixes seeds and whatever. Ok. Mm-hmm. Allora, 500 grammi di farina. So 500 grams of gluten-free flour. Così suddivisa. Built in this way. 250 grammi di misto universale char. So 250 grams of the char gluten-free mix. Mm-hmm. Poi 100 grammi di farina di grano saraceno. 100 grams saracen grain, appunto, penso che si dica. E 150 di riso integrale. And 150 grams of whole wheat rice flour. Mm-hmm. Poi 400 ml di acqua tiepida. 400 ml of lukewarm water. Or also grams, you can say, because it's the same quantity. 400 grams. Like 3 carrots. Purple. Or orange. If you don't have purple, orange will do. Mm-hmm. Yes, the orange, I think, gives the orange color to the bread, so it's the same. And the reason why I put the carrots inside is because questo te lo devo dire in italiano. No. Non solo, perché tu lo sai che quando tu hai farine bianche. How sai? You can watch it later. Quando hai farine bianche. Diciamo, il pane tendenzialmente alza le glicemie, per cui quando tu metti tutte le cose che metti con fibre, in questo caso le carote e i semi, abbassano di nuovo il livello glicemico. Oh, that's very good to know. So, by adding the carrots to this mixture, she's bringing down the, glicemia, the level of sugar, balance it out for diabetic people, whatever. Ok, non mi ricordo, non ho il computer acceso, vai. Quindi, i semi che ci ho messo dentro, ma poi secondo me questa cosa è una cosa che si può scegliere abbastanza liberamente, erano lino dorato, sesamo e semi di zucca. Ok, so she's added all some seeds, pumpkin seeds, sesame and linen. Ok, sì, linen. But you can or not, you know, it's up to you, it's optional.
Sì. E poi ho messo delle erbe fresche che erano timo pestato e mentuccia pestata, pestati a mano col pestello. E anche qui uno può cambiare, giusto? Sì, è proprio discrezione. Okay, again, optional, you can put some herbs, fresh herbs. She's put some thyme and some mint, and then she put it, and she did like a, oh, Madonna, non mi viene più in inglese. She did like a pesto, okay, but if you don't have herbs, it's fine, or if you want to use another type of herbs, that's fine, whatever you've got. Ecco, il pesto se lo fanno a mano, butta fuori più profumo di oli, chiaramente. Okay. If you do it by hand, the pesto, of course, it releases all the aromas and all the oil, then it's much better. Lievito? Lievito, 8 grammi di lievito secco. Lieva. E poi una punta di cucchiaino di quello istantaneo per pizze. Quello istantaneo sempre secco? No, quello istantaneo in... Sai che è simile al lievito per dolci, ma non è per dolci, è per pizze. Sto parlando sempre in bustina. Sì. Okay. Sempre secco allora, non stai parlando lievito fresco, però uno potrebbe usare lievito fresco volendo. Giusto? Sì, non so se vanno cambiate le dosi in quel caso. Perché cresce tanto con lievito fresco. Forse il lievito fresco ti rende di più. Quanto hai messo, scusami, di 8 grammi di secco. 8 grams of dried yeast, ok? If you could use fresh yeast, but not the majority of you generally finds only the dry ones, so 8 grams of dry yeast. Okay. E due cucchiai di olio d'oliva. 2 spoons of tablespoons of olive oil. Mm-hmm. E un pochino scarso di zucchero. And just a teaspoon of sugar. The sugar, so you know, for who doesn't cook out often or is wondering, whatever, you need it to reactivate the yeast. That's all, okay? E il sale, io ne ho messo poco perché mi piaceva che si sentissero di più gli aromi e le carote, però chiaramente quella è una cosa molto personale. Cioè, chi ama... Io ne ho messo credo meno di un cucchiaino, perché è proprio zero. Sì, era quasi un pane sciacquo alla toscana, per capirci. Ok, so she's only put half a teaspoon of salt because she doesn't like very salty things. Let's say on 500 grams of flour generally I would say a level tablespoon of sugar, sì, but sì, perché loro work it out, try out and then you see, ok? Sì, sì, perché è molto, ripeto, è una roba personale. A me piace anche salato il pane, ma in questo caso avevo voglia di sentire le carote. Assolutamente, il pane è una cosa personale, dopo uno può mettere di più di meno, ok, bene. Allora, procedimento, prosigue. Io qui a casa di mia mamma ho l'impastatrice, perché mia mamma ha un tavolo... Aspetta, che te spiego. Mia mamma ha un tavolo in cucina che è di bambù, cioè la parte superiore ha tutto un intreccio di bambù. E quindi non puoi... Perché si spaventa che impastando lì sopra ci siano residui di impasti suoi e che quindi le cose... Posso? Sì. Okay. Poi ti dico una cosa. So, she has got a bread making machine, okay? But this can be done even without a bread maker. Amore, il pane si può fare anche dentro una ciotola? Non necessariamente si può fare sul tavolo. Spiego, mia mamma gliel'hanno regalata questa impastatrice. Allora, e ha deciso di usarla solo per me. Ah, bene, perché così non avrà mai residui di pane. Ah, beh, perfetto. It's a gluten-free bread making machine because my mom has decided that she's only gonna use it when she makes dough and bread for Stefania. Sì. Perfetto. Sì. Allora non apro bocca. A mia mamma sì, così. Quindi in pratica tu hai messo tutto dentro, sì, e hai lasciato andare. Io ho messo il lievito con lo zucchero e l'acqua tiepida, tutta l'acqua tiepida dentro all'inizio. L'ho fatto ben lievitare, è stato lì quasi mezz'ora, per cui figurati che bolle che aveva. Ha finito di lievitare il lievito, ci ho buttato dentro, ho mixato la farina con il lievito secco, con il lievito da pizza, con i semi, con le erbe, ho fatto tutto il mix con il sale anche, perché il sale lo metto sempre nella farina io, perché se lo metti nel lievito abbassa. Dopo ti insegno un trucco. Ok. Ho messo insieme.
ho buttato tutta la farina con tutte le altre robe dentro e sopra ancora le carote. Se uno lo fa in una ciotola, perché siccome il problema che ti dicevo è questo, è sempre molto liquido, per cui tu dovresti farlo in una ciotola e metti la ciotola a riposare. Sì, ma tendenzialmente con le fruste. Anche sì, se hai le fruste, ma anche in mano. Aspetta che spiego come farlo allora, per la cosa tradizionale. Ok, sì. So, if you want a bread making machine is very easy. You put everything in, remember, the salt always at the end of it. Sì, 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 ma è praticamente stato alla fine di tutto. Ok, so you mix everything you put. If you do it by hand, what you need to do, and even with a bread making machine, you need to obviously give a yeast with a little of lukewarm water and with a not a little, but lukewarm water that you're supposed to be using, the yeast with a little sugar to let it rise for about. Ci siamo dimenticati di dire una cosa, che le carote erano cotte al vapore. Ah, ok. E che una volta tirate giù dal fuoco e raffreddate, le ho sì con l'olio, quindi l'olio era con le carote. Perfetto, so. No. Okay, so I'll tell you the procedure by hand. So you get the yeast with the sugar in a little bowl to rise for about 20 minutes, half an hour. As soon as it bubbles up and everything, you take a bowl, put all your dry ingredients, but the salt, that's a part. Okay. And you mix it with your yeast. In the meantime, you have cooked your carrots. You steam them, okay? And when they are nice and soft, you mash them with the oil and you add it to your mixture. Once, and obviously the oil is mixed, whatever. So you mix it. Once you're nearly there, then you add your salt. You always add your salt at the end when you do bread, otherwise it stops the yeast from rising. Okay, so because she was saying it will be a very liquid kind of dough, that when you make bread, it's always a good idea. Sì. Because it becomes very easy to digest. Never make bread that is hard, you know, your dough is hard, because when it might rise, but then when you go and cook it means it's so hard for you to digest. Instead, if it's very liquid, no problem. Once it's doubled up in size, about, cosa le hai lasciato? Un'oretta, un'oretta e mezza? No, abbiamo fatto, perché io noto che con le farine mie non può stare tanto a mezz'oretta? 30 minuti. Ok, because it's gluten free, you only let it rest for about half an hour. If it was normal bread, because remember, you can do your recipe, this recipe even with normal yeast, with normal flour anyway. So if it's a gluten free, you leave it only for half an hour. It will be very liquid. Don't worry, just add a little bit more. I did it as well. You just add a little bit more flour Per dare un'idea di consistenza, somiglia alla consistenza di una torta lievitata tipo proprio cake. Così morbida che è venuta, solo che è più goloso. E allora conviene buttarla direttamente nello stampo? Infatti io li faccio negli stampo da cassetta. Ok. Però ho visto che è il modo migliore, quando tu hai farine integrali nel pane senza glutine, per farlo lievitare, perché se no rimane... Esatto. So what you do, because it's gonna stay very liquid, when you, after half an hour, and it's doubled in size already, you transfer it strictly into your form, you know, like a plum cake form or a bread form. You don't need to knead it because otherwise it'll fall apart, okay? Quanto l'hai cotto e a che temperatura? Allora, la cottura era, nella ricetta di Char, loro ti davano un'ora di cottura. Io in realtà, un'ora di cottura a 200 gradi, scusami. So, one hour at 200 degrees. Io in realtà non amo fare cotture troppo alte. Ok. E quindi ho fatto un'ora e 20 minuti, per 50 minuti è stato a 180 gradi e negli ultimi minuti è stato a 200. Ma infatti conviene sempre fare così. So it's always better, above all with gluten free, to lower the temperature, to do halfway cooking at a lower temperature and then the other half increase it by 20-30 degrees, the way it goes, it cooks inside, because otherwise it cooks outside, it looks like it's ready, then you open and it... Yes, true. And also is the way è anche un modo per far venire la zeolatura molto, molto bene, era bello il zeolato. Certo, no, era bellissimo,
foto erano bellissime e mi sembra che credo fosse buono. Mi hai fatto invidia tantissimo. Sei sparita, Stefania? Non ci sei più. Dove sei? Ci sei? Ci sei? Sì. Ci sei? Fammi batti un colpo se ci sei. Io vedo che voi ci siete, ma la Stefania mi sa che è andata. Sei andata via? Steffi! Pronto? Riprendercela la Stefania. Ok, vediamo un po'. Me la riprendo un attimino. Eccola qua. La rinvitiamo. Oh! Mi dice che non riesce. Credo che abbia perso la connessione. Vediamo un po'. Eccola qua. Adesso sta tornando. Un attimino, scusatemi. Eccomi! Ti avevo perso! Eri andata via, eri andata via. Cioè, mi hai fatto... Ah, un pochetto! Va bene, carissima, che posso dire? Ti vedo bene, però, dai! Sei una di quelle sì, che sì. Si è stata tu, dai! Sì, 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 ma bisogna, ma sai... Allora, per me non è tanto difficile, nel senso che sono con i miei, sono con mio marito. Esatto. Siamo esatto. In quattro, quindi secondo me è tutto più facile, ti tiri su l'uno con l'altro. Sì, sì, infatti per quello che dicevo anche negli altri collegamenti, negli altri live, che almeno una volta al giorno cerco di chiamare almeno una delle persone che so che sono a casa da sole o comunque un messaggino, assicurarmi che stiano bene, perché mi rendo conto, ecco, anch'io i miei ragazzi qui, quindi non li vedo mai, però... Già il fatto che ci vediamo a pranzo e cena e che ci vediamo insieme aiuta molto, mentre prima... Loro stanno lavorando ancora? No, sono... Però il pub è chiuso, quindi più della vita. E Marco lavora da casa, che insomma, per fortuna adesso... Gliel'hanno dato subito il lavoro da casa? Sì, è una piccola azienda, il suo capo ha deciso subito di farlo da casa perché lui in ogni caso fa maintenance al telefono, è programmatore, quindi è una cosa che può fare da casa. Ma che ad esempio a Mirko non gliel'hanno dato subito il lavoro da casa, anzi hanno fatto ostruzionismo per darglielo. No, così gli toccava andare a Murano? Non c'è... Erano tutti chiusi! La prima settimana lui è andato a Murano. Wow! Poi ha dovuto lottare col capo per chiederglielo, quindi si è preso lui vacanze il primo periodo fino a che il suo capo finalmente non ha cominciato ad ammorbidirsi. No, incredibile. No, devo essere sincera, il capo di mio figlio è stato veramente in gamba, appena ha capito com'era la situazione ha deciso subito, gli ha comprato un tavolino nuovo, gli ha detto sì subito. È un'altra cosa che cerchiamo di fare, lui, Marco è l'unico che esce. Si va una volta alla settimana per la spesa. Io dovrò uscire lunedì che devo andare in farmacia, quindi devo andare io perché sono cose mie. Credo che sia la prima volta che esco dal 7 di marzo. E noi stiamo facendo così, stiamo uscendo. Noi in realtà stiamo facendo a turno. Sì, siete in quattro, quindi va anche bene. Devo uscire sempre i miei, perché comunque insomma, è certo. Deve uscire lei. No, sai cosa? Credo che sia una cosa responsabile, cioè, sinceramente io non capisco tutti quelli che devono andare tutti i giorni a prendersi il pane. Ragazzi, andate, lo prendete una volta, sempre dal panettiere, ne prendete tanto, ve lo mettete in freezer e per un mesetto, una o due settimane, anche se mangiate pane da freezer e lo scaldate al forno, non morirete, porca miseria. I giornali, ragazzi, io ho capito che avete bisogno di aprire un giornale, ma i giornali sono anche online al giorno d'oggi. Quindi quando si tratta, se uno mi dice, guarda, devo uscire dall'appartamento, ci sta, vai giù, faccio un giretto e torna indietro. Ma quelli che mi vengono a dire che vado qua, vado là, vado qua, io ho capito supportare quelli i negozietti locali, lo capisco. Io non ce li ho, mi tocca andare al supermercato perché siamo in mezzo al nulla, è più vicino al supermercato. Però allo stesso tempo non va bene neanche per chi è in negozio, perché poi i ragazzi, anche questi qua, penso che vorrebbero anche loro starsene a casa e evitare di prendersi le malattie. No, ma poi quindi, peraltro noi l'altra volta abbiamo chiesto, ad esempio qua non fanno consegne a domicilio, né i supermercati, quelli grossi, né il fruttivendolo. Oh, io ho provato con la Coop due settimane. Ho sentito l'altro giorno. No, però a parte quello, loro non li fanno proprio, non fanno. E, okay.
però abbiamo chiesto che ci preparassero le cassette. Esatto, esatto. Vai, ritiri la tua cassetta, stai il meno possibile e hai il meno contatti possibile, perché come dicevi tu, anche per loro non è giusto, cioè sono ovviamente in prima linea, non è mica... Ma io ti dico, se il mio supermercato, questo qui dove vado, mi dicesse, ok, mandate le liste via email, noi vi prepariamo l'ordine, vi mettete lo stesso in coda, però arrivate, pagate e andate. Ma potrebbe stare anche in macchina, stare in macchina, uscire solo per andare a prendere. Ancora meglio, Gregi, va bene, no, ti immagini il traffico delle macchine, no, no, evitiamo, no, qua, incidenti, no. Va meglio gli incidenti col carrello, no. Però potrebbe essere... Qua c'è Martinelli, il supermercato grosso che c'è qua, sarebbe perfetto per fare il drive-in, sarebbe perfetto. Però qui non fa, evidentemente hanno problemi di, io credo che abbiano problemi di quantità di persone che vanno a lavoro e non ce la fanno. Certo, certo, certo. No, ti dico una cosa che siamo molto contenti, che abbiamo scoperto che vari ristoranti che non avevano mai fatto consegna a domicilio nella nostra zona, perché quando io mi sono scaricata Just Eat praticamente non c'era nessuno che consegnava, quindi l'ho letteralmente tolta di lit. Abbiamo scoperto che una grossissima maggioranza di ristoranti normali, non ristoranti di pizza, no, fanno consegna a domicilio, quindi allora abbiamo deciso che una volta a settimana ci trattiamo da consegna a domicilio. Mi pare giusto. Il venerdì e il sabato per staccare, perché altrimenti mi sono resa conto stiamo veramente perdendo il senso di che giorno è. Io almeno di mio sto cercando di fare dal lunedì al venerdì sveglia un certo orario, cercare di finire un certo orario. Sabato e domenica a letto non mi metto la sveglia e cose. Perché altrimenti scleri. Però secondo me questo viene dal fatto che io lavoro spesso a casa, cioè per me questa quarantena sì è dura, ma fino a un certo punto mi rendo conto, per chi non è mai a casa deve essere una cosa... Allora ripeto, io qui sono riuscita a darmi una regola e anche i miei, per cui in realtà, cioè perché poi, allora, mia mamma medico, quindi pulisce, ma avrà tutti che la chiamano? No, ma a parte quello, pulisce tutti i giorni, lei fa una stanza al giorno pulita, tipo pulizie di primavera, per cui abbiamo una routine da quando siamo dentro e questo ti aiuta, la routine secondo me ti aiuta tantissimo. La routine è anche, appunto, routine nel senso anche di dire, devo guardare la televisione, bene, dopo mangiato alla sera, come lo farei? Forse al lavoro, perché se comincio a guardarla, o al fine settimana quando dici, vabbè, sabato, domenica mi prendo le mie cose. Ma esatto, io credo che l'importante è quello di darsi gli orari, di darsi, e io ti ho detto, io sono stata contenta quando ho iniziato a fare questa cosa, perché all'improvviso ho riaperto il mio diario e sto scrivendo appuntamenti. Ma dai! Io adesso fino al 30 ogni giorno ho un orario con il nome di una persona. Sei fantastica. Ma come uscire a fare il tour, hai capito? Per me la stessa cosa. Dovessi aggiungere qualcun altro, che noi sappiamo che stiamo aspettando delle risposte, dopo il 30, devo dire. Allora, fino al 30 siamo pieni, adesso vi dico anche qui. Però se volete partecipare, basta che mi scrivete un messaggio privato qui, mi scrivete un'email, mi scrivete su Facebook, su Twitter, quello. Non importa dove siete, siete in Italia, siete nel mondo, no, mi interessa. Chiacchieriamo, avete un business? Ci conosciamo. Ci conosciamo, dice la Monica. Ci conosciamo, non importa. Facciamo contatto. I was saying that it doesn't matter where you are in the world, if you want to take part in this, just send me a message and I will happily, happily have a chat with you in my busy schedule, of course. Perché ormai siamo già nei prossimi giorni. Che abbiamo? Allora, domani abbiamo la Roberta Zennaro, la Camberetta Rossa, che è una grande blogger veneziana, molto simpatica, che si occupa di viaggi e particolarmente di cibo sano. Allora io ci sarò. Lo vedrai sotto che scrive, che mi scrive una parolaccia o qualcosa. Poi martedì abbiamo la Liliana Maradescu, che è una mia grande amica con cui abbiamo lavorato qualche anno fa, che è una ragazza bellissima che ha deciso, lei è molto grande su Instagram,
parla di Venezia, ma parla anche di moda, parla di trucchi, quindi insomma cerchiamo di, mi piacerebbe esporla, è a casa con un bambino piccolo, quindi si sta tirando i capelli in questo momento. Poi mercoledì abbiamo Caffi Gonzalez, aspetta che devo guardare il diario perché c'è Alberta, gamberetta rossa, che ti dice, dille cosa ho fatto oggi. Dopo lo dico, Roby, aspetta che finisco il mio schedule. Quindi, mercoledì abbiamo Caffi Gonzalez, che è una professoressa all'Università di San José in California, e ha scritto un bellissimo libro, quello lì dove c'erano, un momento di Alzheimer, vabbè, un libro di cui ho partecipato e è specializzata a casa di me. Poi giovedì parleremo con Alice Ozzurro dalla Svizzera, faremo una bella chiacchierata con lei, lei è una grossissima PR che lavora qui a Venezia, e però in questo momento ovviamente lei è in Svizzera e la quarantena inizia a farla lì perché in Svizzera sono un po' in tutto. Poi il 27, venerdì 27 avremo Alessandra Catrania, una grandissima PR, social media manager, blogger di Forlì. Il 28 al momento non c'è nessuno, quindi lo lasciamo open, vedremo. Il 29 abbiamo la grande Luisella Romeo, la più brava guida di Venezia, carinissima, divertentissima. Molto bene io. Con la Luisella vedremo cosa viene fuori. E il giorno del mio compleanno, il giorno 30, mi ha fatto un bellissimo regalo una cara amica, Judy Witz Francini, che è il mio mito. Quello che io faccio, le lezioni di cucina, food blogging, lo faccio solo grazie a lei, perché quando ho iniziato l'ho chiesto così e lei mi ha dato così, ma niente, proprio generosissima, e le ho chiesto se voleva parlare con me anche lei. Io le faccio sì, volentieri, facciamo, guarda, vuoi farlo lunedì che è il mio compleanno? Ah, volentieri, ho detto, guarda, potevi farmi un regalo più bello, perché insomma... fare una chiacchierata con il tuo, come dire, non so chi è il tuo mito, ma se tu potessi fare la chiacchierata con il tuo mito, il giorno è il regalo più bello del mondo, capisci? Quindi dici, no, vabbè, ok, ci sta. Ma dopo di quello sono abbastanza aperta, quindi se qualcuno, qualche artista, artigiano, avete voglia di parlare, siamo qua. Siamo qua. Cosa mangiate di bello stasera? Allora, questa sera ci sono tutta una serie di verdure stufate o fatte in padella. Visto, andresti bene con la Roberta, che tutto il giorno che hai i fornelli che mette verdure sotto vasetto. Ah, ecco cosa ho fatto oggi, quindi. Dopo ti prendo le foto. Ok. Quindi questo, e poi non so se mia mamma ha fatto qualcos'altro, perché sono stata di qua, per cui non so che cosa ha combinato. Sorpresa. Bene, Stefania, posso solo che ringraziarti. Sono contenta. Grazie a te. E quando vuoi riparlare con noi, prenotati. Prenotati, la mia agenda è molto piena. Io sono contenta che finalmente l'aria... Era lì che piangeva, era piena di polvere, piangeva. E vabbè, proprio quando l'ho aperta era come i gatti. Grazie, grazie! Scusa. È stato un piacere. Comunque ti vedo ancora molto bene. Ti vedo proprio bene. Allora, volevo dire una cosa su questo. Stamattina mi è arrivato un messaggio da un amico su Facebook, un bravissimo scrittore, Barry Frangipane, che mi fa: ah, ti vedo sempre bella sorridente, ma la vera Monica come sta? No, forse non ci siamo capiti. È questa la vera Monica! È un'altra Monica. La Monica che le mandiate, anzi, più i tempi sono duri, più io reagisco bene. Il mio problema è quando non ho niente da fare, lì io vado in depressione. Ma datemi da fare topo, poi datemi problemi da risolvere. Evviva! Ma ve la risolvo io la fame nel mondo, ma sto virus ve lo risolvo tutto io. No. Energia da vendere, io ti presento sempre così, la donna che ha più energia al mondo. Finché poi brucio e scoppio, va bene, dai. No, dai, tieni. Aspetta che c'è la Marisa che ci saluta. Marisa! Ok, ragazzi. Grazie a tutti. Saluta marito. Saluto tutti. Papà, state a casa. Stay home, stay safe. Fa niente.
Ciao. Okay. Okay, ciao, ciao. Mi hai detto che devo chiudere, come faccio io? Chiudo io. Ciao. 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 Okay, guys, so if any of you want to be in it, just send me a message. Thank you so much to Stefania, it was a lovely chat. And tomorrow, same time, it will be with Roberta Zennaro, and we will talk about everything. She told me she could talk for 2 hours. I said to her, no, we only have about 45 minutes, so God knows what she's got to tell us all. Ciao, ciao, everyone. Bye.